E allora alle 9:42 minuti andiamo a chiudere la puntata di oggi di Play, ma come vi dicevo prima voglio soffermarmi su un tema importante. Fuori onda con l'ospite che sto per presentarvi si un po' scherzava con un po' di amarezza sul fatto che questo è uno di quei temi che ogni tanto esplodono come l'unico tema possibile di cui si può parlare, poi improvvisamente spariscono e non se ne discute più, quello delle migrazioni verso l'Italia. E allora vogliamo andare a raggiungere chi ha pubblicato anche quest'anno un dossier, appunto un dossier sull'immigrazione, è realizzato da Confronti, ma noi assieme ad altri a vari altri enti noi raggiungiamo il presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, Luca Di Sciullo, per parlarcene. Ma intanto buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, a questo punto un dossier che, se non sbaglio, viene pubblicato ogni anno ed è stato presentato quest'ultimo numero con molte tappe, forse ce ne sono ancora, magari ci puoi ancora raccontare le tappe di presentazione di quest'ultimo numero, e appunto si cerca di capire che cosa è cambiato rispetto all'anno precedente. E quindi parto con la domanda un po' generica ma inevitabile, insomma, che cosa vi è saltato agli occhi in questa ultima analisi? Sì, abbiamo presentato il dossier statistico come ogni anno alla fine di ottobre. Siamo alla 33esima edizione, quindi è un terzo di secolo che ogni anno in maniera ininterrotta cerchiamo di monitorare il fenomeno dell'immigrazione in molteplici aspetti, un fenomeno più complesso in Italia, inquadrandolo anche nel più ampio contesto internazionale ed europeo. E beh, che cosa viene fuori? Viene fuori che in Italia l'immigrazione non è un'emergenza, non è un fatto eccezionale, non ha i caratteri dell'invasione, non ha neanche le caratteristiche di una minaccia alla sicurezza dei confini o dello Stato, come spesso. Perché? Perché noi siamo un paese di immigrazione da ormai 50 anni, quindi abbiamo maturato una certa storia dell'immigrazione in Italia, e non ci dimentichiamo che prima di diventare un paese di immigrazione avevamo alle spalle già un secolo di storia della emigrazione italiana all'estero. Ovviamente ci sono quasi 6 milioni di italiani che vivono all'estero, invece gli stranieri residenti in Italia sono 5 milioni, una quota stabile ormai da 6-7 anni. Quindi direi che non ci sono aumenti e non ci sono numeri così preoccupanti come la politica e anche tanti mass media piuttosto contenti con la retorica e la narrazione politica vengono narrando da almeno 5 anni. Sì, tra l'altro la questione, scusami, ti interrompo un attimo, vuol dire lascio la parola, ma citi appunto le immigrazioni invece dall'Italia, e ne parlavo proprio poco fa, c'era un approfondimento sulla stampa su come vengono tagliati gli incentivi per il rientro in Italia di chi se n'è andato appunto dal paese, quindi è proprio una gestione politica abbastanza paradossale: da un lato non si trattengono coloro che se ne vanno e dall'altro respingiamo quelli che arrivano. Ma scusami, ti ho interrotto, ti faccio riprendere il filo del ragionamento. No, assolutamente, anzi quello che tu dicevi è assolutamente corretto. E noi siamo in una fase storica in cui l'Italia ha inanellato 3 record negativi di nascite dall'Unità d'Italia, 150 anni, uno dietro l'altro negli ultimi 3 anni. Probabilmente anche l'anno che si sta per chiudere segnerà un record negativo delle nascite. Quindi c'è un inverno demografico che continua in maniera cronica nel nostro paese da ormai decenni, e noi sappiamo che quando la demografia è in deficit in maniera così strutturale ne soffre tutto, per esempio il sistema produttivo, la base occupazionale si restringe, le persone che sono al lavoro sono sempre più anziane, non sanno stare al passo con l'innovazione, hanno meno creatività, meno innovatività, e questo è un duro colpo alla competitività del nostro paese, ai mercati internazionali. E nonostante tutto questo, e quindi anche la restrizione della nostra economia, le difficoltà di tenere gli standard che abbiamo finora mantenuto, noi abbiamo ideologizzato
tutta la materia delle migrazioni, per cui noi abbiamo visto che al succedersi dei governi si toglie, si mette, si toglie, si rimettono leggi. Siamo anche un po' a quella che io ho definito l'instant policy, cioè noi facciamo leggi sulle migrazioni sull'onda emotiva del momento, dell'istante. È successa una grande tragedia come quella di Cutro, immediatamente dopo il governo ha preparato un decreto Cutro. Adesso che si parla di possibili infiltrazioni di terroristi provenienti dal mondo arabo, la guerra israelo-palestinese, ed ecco subito come reazione emotiva chiusura delle frontiere lungo la rotta dei Balcani occidentali. Beh, la nostra politica è una politica di corto respiro, molto miope, molto basata sul momento, mentre noi sappiamo che le migrazioni sono un fenomeno epocale, globale, che ha delle cause molto remote, ha delle cause planetarie e quindi richiede come tale una politica di sistema, quella che noi non abbiamo più da 25 anni. 25 anni fa è stato varato in Italia il testo unico. E quindi a metà dei 50 anni della nostra storia dell'immigrazione, finalmente dopo i primi 25 anni ci siamo resi conto di essere un paese di immigrazione in maniera stabile. Il problema è che abbiamo impiegato i secondi 25 anni a tagliare, a demolire, a restringere sia le previsioni del testo unico, che è l'unica legge organica ancora oggi in Italia che regola le migrazioni, sia anche le frontiere e i canali d'ingresso regolari. Oggi dire di voler combattere l'immigrazione irregolare sembra quasi un paradosso beffardo, perché da 25 anni i canali regolari di ingresso, ma anche di permanenza dei migranti in Italia, sono sempre e la loro vita è resa sempre più proibitiva. È vero che noi conosciamo scivolamenti nella irregolarità da parte delle persone straniere massivi ogni anno, tant'è che dopo 36 regolarizzazione, dopo 8 regolarizzazioni in 36 anni di legiferazione, noi non siamo ancora riusciti a riassorbire una sacca di irregolarità che viene stimata in più di mezzo milione, una sacca molto. Chiaro, chiaro. E sì, il discorso, insomma, di come la questione venga posta in termini di criminalità e di sicurezza è molto indicativo, insomma, di quanto poca sia la profondità con cui si vuole andare a ragionare sul tema. E leggo una dichiarazione che tu stesso hai dato nel presentare questo dossier. Dici: dopo mezzo secolo di storia dell'immigrazione in Italia ci si sarebbe aspettati che ormai fossimo qui a parlare di politiche di integrazione, ma il tema è stato del tutto rimosso, cioè non solo non abbiamo fatto progressi in questo senso, ma effettivamente il tema è un po' scomparso, non si vede quasi più il dibattito politico fra accoglienza e respingimento, diciamo, non il respingimento in termini giuridici, ma diciamo più in termini di politica. È proprio un tema che è scomparso. E insomma, facciamo molta fatica a cercare di rinfocolarlo. Sì, direi di sì, le politiche di integrazione dovrebbero essere il gradino appena successivo alle cosiddette politiche di immigrazione. Beh, dopo che con queste ultime tu hai stabilito i criteri, le regole con cui entrare regolarmente nel paese e lasciare permanere gli stranieri nel paese, regole possibilmente efficaci, cosa che non abbiamo ancora raggiunto. Anni. La domanda successiva è: ma adesso tutta questa differenza culturale, tutti questi portati e queste diverse mentalità che sono nello stesso paese, come facciamo a integrarle nello stesso tessuto culturale? Come facciamo a farle convivere in maniera pacifica? Ecco le politiche di integrazione. Noi abbiamo avuto delle stagioni in passato, all'inizio degli anni 2000, in cui l'Europa trainava moltissimo in questo senso. Il problema è che poi, dal 2010-2011, poi con la morte di Gheddafi, lo scoppio della guerra in Siria e poi quella che è stata chiamata la crisi migratoria, cioè il grande afflusso di migranti sia dalla Libia, che è entrata nel caos, sia orientali con la guerra in Libia, noi ci siamo spaventati, l'Europa si è spaventato e ha
una riconversione nel senso della chiusura, esternalizzazione delle frontiere e così via. Quindi di integrazione non ne parla più nessuno. E non solo, abbiamo anche rimpicciolito il senso, il significato di questo termine. Quando una volta si parlava di integrazione, si parlava di un processo medio-lungo termine che doveva impegnare non solo gli stranieri, ma anche popolazione autoctona, alla ricerca di una base, di un patrimonio culturale comune, eventualmente anche da rimettere in discussione con i nuovi portati in cui ciascuno si potesse rifugiare. Ecco, oggi quando si parla di integrazione, di cosa si parla? È un'idea larvale, è rimasta, perché integrazione, intanto, la responsabilità di integrarsi è del tutto scaricata sulle spalle dei migranti. È un compito loro integrarsi, è un compito loro vivere e assorbire, diciamo, i valori già predefiniti che nessuno rimette più in gioco delle società di accoglimento. Poi loro dovrebbero farlo con le loro forze, dopo che noi abbiamo sciorinato loro dei brevissimi corsi di orientamento civico, di ridefinizione dei loro curricula, di orientamento verso il mondo del lavoro. Però accade in pochissimi mesi, lo sappiamo, specialmente all'interno del sistema di accoglienza. Poi dice la legge, tutto questo serve per fornire un kit finché loro possano in autonomia intraprendere per conto loro il percorso di integrazione. Ma questo noi vediamo che non funziona, tant'è vero che chi esce dal circuito dell'accoglienza spesso poi si riduce in ghetti, viene emarginato, vive in baraccopoli, che è la rappresentazione plastica di come sia fallita proprio questa idea larvale di integrazione. Sì, qualcosa che proprio va al di sopra della politica, dell'ideologia, anche soltanto del senso civico, proprio un problema pratico, cioè non sta funzionando, perché continuare a seguirlo? Allora, questo insomma è un po' uno sguardo rispetto a questo lavoro di indagine realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS assieme al Centro Studi e Rivista Confronti, l'Istituto di Studi Politici San Pio V, grazie al sostegno dell'8 per 1000 della Tavola Valdese. Così insomma ho introdotto bene di che cosa stiamo parlando, il testo lo si può recuperare proprio ad esempio sul sito che porta il titolo di quello di cui stiamo parlando, dossierimmigrazione.it. Grazie mille al presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS, Luca Di Sciullo, per avercelo raccontato. Grazie, buona giornata. Grazie a voi e buon proseguimento.